Bentornati ad una nuova puntata di A Tu per Tu, che torna nella sua cornice originale, caro David. Di nuovo con piacere al Caffè dei Costanti, insomma, questo punto di riferimento per tutti gli aretini. Tra l'altro ci incamminiamo verso la stagione primaverile, quindi quella sicuramente anche più congeniale, insomma, per venirsi a prendere un aperitivo sempre all'ombra della nostra bellissima Basilica di San Francesco. Quindi... Sì, benvenuti, grazie. Sì, siamo ritornati al Caffè dei Costanti e quindi ci eravamo lasciati nell'approssimarsi dell'inverno, e l'inverno sembra, perlomeno da queste prime giornate, che sta finendo, e quindi siamo qui con il nostro Mireno Scali. Che insomma, la sua fama assolutamente lo precede, insomma è un personaggio aretino che nel mondo dello spettacolo ha assolutamente messo la sua firma. Diciamo aretino, però non proprio di Arezzo, di Monte San Savino, ma non proprio di Monte San Savino, di una frazione che si chiama Palazzo, ma non proprio della frazione, no, lì sto proprio nel centro, se no e sarebbe troppo. Anzi, permettetemi di salutare anche a me il Caffè dei Costanti, che bisogna essere costanti quando uno piace venire qui, no? Che... Allora, la vena comica è assolutamente, certo, quindi... come dire, già sottolineata, ma io lì vedo, ecco, La vita è bella, Roberto Benigni, beh, insomma, lei lo ha, come dire, possiamo dire imitato, che termine sosia, dobbiamo usare? È proprio un sosia, a tutti gli effetti. Hai fatto una domanda? Bravo, ma gli posso dare un bacio? No. Perché volevo fare questa, quanto è che voglio dire questa cosa? Il sosia, infatti, negli anni 80 eravamo, perché io negli anni 80, diciamo che ho fatto, cioè a Benigni gli voglio bene come fosse la mia sorella, sono figlio unico, però gli voglio bene, cioè, però ho fatto negli anni 80 questa imitazione di Benigni che allora definivamo sosia, perché anche in Inghilterra, poi come ha fatto la Barale, che era la sosia di Madonna, era un periodo, purtroppo oggi il sosia sono decaduti come nome sosia, cioè tu vedi, pigliano uno qualunque, dice te sei sosia di che ne so, di Trump, che ora va di moda, però magari quello lì fa un lavoro, cioè non sa neanche parlare l'inglese, cioè, quindi cioè ormai è andato tutto, invece prima c'era... Ma insomma, te qualche spunto di Benigni ce l'hai, oltre i capelli? Anche fisico, insomma. Ora ragazzi, cioè io è 35 anni che ci ma noto che c'è questa cosa... Hai detto alla tua sorella, ma non è che... noi glielo facciamo scoprire, capito? Ma non è che c'è qualche rapporto naturale che vi lega, no? Lui, nei vostri antenati, no? Lui è nato a Castiglione Fiorentino. Il mio babbo dal monte andava spesso al lago Trasimeno, non lo so. Chissà, magari ha trovato la sua mamma, sai, a quell'epoca era lì che andava a fare l'erba conigli, una cosa del genere. Magari metteva il grano. Metteva il grano, cioè, già le posizioni sono scomode. È una puntata assolutamente scoppiettante, ma non c'è soltanto da, come dire, carpire qualche battuta a Mireno. C'è da parlare di una cosa seria, di questa associazione che già di serio c'ha il nome, che si chiama Alò, che quando io lo vado a dire ai miei colleghi fiorentini, romani, mi dicono e il telefono, si risponde al telefono Alò, ma no, Alò è proprio un'espressione aretina. Sembra una cosa un po' francese, invece è proprio una cosa aretina, cioè diciamo che l'anno scorso con altri colleghi miei si è costituito questa associazione culturale proprio per, io parlavo anche tempo fa con l'assessore, proprio perché non è solo il luogo che uno magari porta l'immagine di Arezzo, della provincia, non è, ma anche gli artisti, anche i personaggi che nascono, e noi in qualche modo vorremmo fare un po' di spettacoli, fare un po' di inserirci, e da qui con un mio collega abbiamo scritto una sceneggiatura per un film, infatti stiamo facendo un crowdfunding su Epla, che è un coso di questi, che fra Alò e Epla sembra una cosa di cartoni animati, però sai, queste sono cose più per giovani, voi siete giovani, io insomma ho una età certa, e praticamente per valorizzare i nostri ragazzi, voi fate come vi pare, cioè la Toscana è la regione più bella, cioè da qualunque parte è garanzia, ma in Toscana sei a posto, quindi dovremmo essere una garanzia anche noi, cioè proprio siamo caratteristici, poi toscani come in Toscana ne trovi da poche parti, cioè nel senso, ma a Napoli sono quasi tutti napoletani, cioè, certo, quindi, è che una sceneggiatura che insomma ripercorre un po' la moda degli anni 80 a livello cinematografico?
Sì, è ripresa da, sì, da molti film che negli anni Ottanta erano, piacevano, addirittura ai ragazzi di adesso piacciono moltissimo, perché forse perché non erano condizionati da situazioni politiche, da, cioè proprio la comicità, il trash, la, cioè, te la vedi uno, sì, uno con la faccia bischero e un bel culo, capito? Quindi quelli ti fanno ridere. Dire bischero in questo periodo, non so se ha visto qualche affermazione appunto di qualche politico che dà del bischero all'altro, non so se ha visto. No, altro che del bischero, qui si stanno, cioè, questi, lasciamo perdere la politica perché è diventato peggio del calcio, cambiano squadra da un giorno all'altro, creano squadre nuove, non ci si capisce niente, cioè, ma quello era a destra, no ma mi è andata a sinistra, vabbè è uguale, poi tanto ritorna prima o poi, cioè, capito? No, la politica è... Sì, sì, è diventata un dilemma, te lo dico io. È un fascino proprio la politica. Quindi, insomma, questo... Se te pensi che fino a poco fa... Ora mi è venuta così, scusa che ti ho interrotto, poi mi fa la domanda subito. Sì, che se fino me a te... scordo, eh. No, no, non te la scordo. C'è una penna, c'è un foglio. C'è... No, dicevo, se te pensa che fino a poco fa c'era il governo Matteo Renzi, all'opposizione Matteo Salvini, capo dello Stato... Diciamo che è un'epoca un po' Mattarella, no? Mi sembra a me proprio, nel senso, per non andare troppo pesante sulla politica, perché... Insomma, la politica non c'entra nulla con questa sceneggiatura, comicità toscana allo stato puro, aretina quasi, anzi della Valdichiana, perché quella dovrebbe essere l'ambientazione? Sai, sì, questa è l'ambientazione e quello che è la cosa che ancora, che secondo me sostiene proprio l'Italia... è che l'Italia è fatta di tanti paesini e allora nei paesini c'è è come quando vai a fare uno spettacolo, il primo che individui è subito, ridico bischero per non usare altre parole, ma nel paese c'è sempre quello più strambo, più strano, perché poi sennò si offendono tutte le categorie, qui siamo a posto, poi c'è sempre la signorina più disponibile, cioè, e più disponibile, sì sì, no, anche la signora, insomma, è... Anche la signora. Sì, 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 no. E ora, anzi, ora il mondo va più proprio lì, ci si diverte ammatti, però dicevo, e quindi c'è ancora però la conoscenza, c'è ancora, c'è Facebook che ha ricreato il paese, ma noi ce l'abbiamo il paese, insomma, ce l'abbiamo chi parla, chi guarda, chi commenta, e quindi noi abbiamo creato questa, abbiamo riportato questa situazione qui in modo umoristico. Questo non è che noi vogliamo, noi non abbiamo la pretesa di voler insegnare a vivere a nessuno, certo qualche suggerimento magari lo diamo, però la nostra pretesa è quella di far ridere, che quando esce, quando verrà girato e uscirà il pubblico dal cinema, dice sì, ho riso. E basta, questo per noi è una cosa... Un po' di leggerezza, perché insomma di cose pesanti, caro Davide, noi lo sappiamo, sì, insomma... No, quello che ti volevo chiedere, no? Quindi... Scusa, parlo un pochino con lui, che ti voglio bene anche a lui, sennò l'ho lasciato qui da solo, da una parte. Dicevo, il soggetto quindi degli anni Ottanta, ma... lo strumento per realizzarlo attuale, ma no, ci sono tutto, le telecamere, sì, no, ma no, ho capito, ma anche lo strumento finanziario, quindi la ricerca di fondi, sì, una ricerca di fondi in fondo in forma alternativa, direi, non andate quindi dalla banca ma andate direttamente. Come funziona? Ce lo sì, no, noi ci saremmo potuti rivolgere a dei produttori, ok, ma abbiamo preferito fare testare questa nuova... Questa è una scelta proprio di libertà, volete essere sì, liberi ecco, oppure... bravo, hai detto una cosa quasi giusta, perché sai... Sì, no, è giusta, perché la produzione magari ti dice sì, ma però sai, giriamo... qui in questo modo qui è un contatto proprio con il pubblico, è una cosa proprio... E poi è l'innovazione, perché non cavalcare le cose innovative che mi sembrano carine, insomma. Cioè praticamente è come se noi si va in giro, ti quindi, dicesse che mi presti un po' di soldi, poi te le ridò quando ci si certo, vede. Ma è una cosa così. Come è strutturato? C'è il regista, c'è... Chi è il regista di questo film? Allora, la regia, si è scritto io e Emanuele Opini, la regia è nostra, poi ci sarà l'aiuto regista, cioè, no, c'è tutto proprio. Il progetto è spiegato, diciamo, nel sistema di crowdfunding, è spiegato insomma anche nei vari tasselli, insomma, quindi il regista, l'aiuto regista, gli attori ad esempio. Ecco, il discorso degli attori, ce ne sono una parte che abbiamo già, che sono dei miei amici, sempre personaggi, alcuni personaggi che hanno fatto parte anche degli anni Ottanta, che sono stati...
Alvaro Vitali, per esempio, cioè, per esempio, personaggi a cui io voglio bene, che in qualche modo voglio riconoscere dei ruoli. Cioè, lui è stato un Pierino che credo che chi è che non... Forse è uno dei più cliccati dai giovanissimi, se non sbaglio. Sì, no, no, ma è proprio anche un riconoscimento a una persona che... E però, a parte questo fatto qui, che poi ci saranno, beh certo, le attrici... E sai, se mettevamo quelle degli anni 80, non con tutto il rispetto alle mie amiche, però magari no, se oggi si tirano vintage a tutti gli effetti, sì, un po' troppo vintage era la cosa, no, con rispetto, ma anche attori ci saranno, anche attori giovani, se no si fa lo spizio, capito? Spizio 2.0. Comunque, no, davvero interessante questo progetto. Tra l'altro, poi entreremo proprio nei dettagli tecnici, insomma, anche di come si può sostenere questo tipo di progetti con il crowdfunding. Io direi che ci possiamo. Conosci molto meglio di me. Io vedi, dico crowdfunding, cioè, è più femminile, si vede che è una cosa. È più esterofila, lei lo sa. So, no, questa lei... la so, non tutte, ma lei, questa la so. Lei, insomma, gli piace parlare. Riempirsi la bocca di inglese, parole inglese, americane. E beh, qui c'è un sacco è di una gente. Donna del futuro. Facciamo fare il caffè, perché poi diventa cattivo. Allora, ci fermiamo per la pubblicità e sì. Poi magari ecco, proseguiamo un pizzichino di chiacchierata sempre con Mireno Scali e poi però conosciamo insomma un altro tassello di questo progetto. Come si chiama quel signore che ci aspetta dietro le quinte? Emanuele Opini, l'altro regista, l'altro tassello. Ma lui è anche un attore o lui solo regista? È un tassello. Tassello, detta così, tassello, cosa. Lo sai, Naritino non è una grossa, un grosso aggettivo. È tassello, quello, no, tassello, no, lo so. Tassello, allora, vedi la sua, insomma. Ci vediamo dopo la pubblicità. Eccoci di rientro dalla pubblicità e lui è il tassello di cui parlavamo prima. Ringrazio innanzitutto Mireno per avermi dato del tassello e poi anche te per averlo ricordato. Allora, Emanuele Opini. Ecco, e l'altro regista. L'altro regista, sì, insieme a Mireno Scali, diciamo che il registone è lui, il pezzo forte. Io sono un po' il tassello e ci provo. Ma si può dire il titolo di questo film per il quale, ricordiamo, voi state cercando finanziamenti con il crowdfunding? Sì, il titolo del film è Spaesati e con il crowdfunding, una campagna rivolta agli utenti della rete, quindi ci rivolgiamo direttamente al pubblico. Proviamo a proporci e a produrci con questo nuovo metodo. Attraverso questa associazione che si chiama Alò. Sì, l'associazione Alò, che è composta e formata da vari associati, molti artisti, alcuni dei quali sicuramente compariranno nella nostra pellicola. Quando non fai il regista cosa fai? Io quando non faccio il regista faccio tante cose, scrivo, disegno, sono cartoonist e scrittore. E ho scritto un libro e ne sto scrivendo un altro, però vorrei parlare del libro Spaesati numero 1, che in pratica è un racconto breve, al quale poi ci siamo ispirati per la stesura del testo, dell'incipit della sceneggiatura. L'abbiamo ampliata, l'abbiamo sviluppata, abbiamo arricchito la storia con l'inserimento di tante macchiette e personaggi davvero interessanti. Ecco, vi siete ispirati a quei personaggi che ricordava nella prima parte Mireno, cioè la persona un po' più colorita del paese, la signora un pochino più disponibile. Ecco, a che cosa vi siete ispirati? Un po' a tutto e a tutti. Perché è normale rifarsi alla gente del posto, alla gente che si incontra correntemente per strada. Siamo tutti un po' strampalati, diciamo spaesati noi, anche per lanciare una sorta di slogan per la campagna. E in effetti così è. Tanti spunti vengono presi e li prendiamo dalla gente normale, comune. Diciamo comune, non troppo normale forse, perché normale chi lo è poi alla fine. Senti, è una sceneggiatura che ha, diciamo, è un film che ha, insomma, una trama che ripercorre tutto il film o è a blocchi, cioè ad episodi, come spesso vediamo, insomma, in questi cinepanettoni, chiamiamoli così? No, è una sceneggiatura ben costruita con un incipit, un corpo e un designit. Questo vale a dire che in pratica c'è una storia ben strutturata, comica,
che all'interno della quale ci sono tante parentesi, piccole parentesi, ma che poi alla fine vedremo che ha un unico filo conduttore che ci porta poi verso il finale. Un finale ricco, un finale sorprendente sullo stile degli anni Ottanta. Perché, insomma, io cittadino dovrei finanziare un progetto di questo genere? Ma intanto perché c'è da divertirsi davvero, poi perché comunque non è come diceva Mireno nel spot della campagna, non è che prendiamo soldi e scappiamo. Il senso, il succo un po' era questo, fondamentalmente sono previste delle ricompense, oltre al fatto che naturalmente ci sarà da divertirsi, quindi sia per girare che per fruire del prodotto. E alcune ricompense previste per chi ci sostiene sono la ristampa del libro, del racconto comico sul quale ci siamo basati per la stesura della sceneggiatura del film, un fumetto interamente scritto e disegnato da me, dal sottoscritto, è autoprodotto per il tramite sempre dell'associazione culturale Alò, e poi il DVD del film. Non è da sottovalutare anche l'eventualità di comparire direttamente nel film per chi ci sostiene. Quindi abbiamo previsto anche la possibilità per chi ci sostiene di comparire direttamente all'interno del film, far parte del cast e vivere una giornata insieme allo staff tecnico per le riprese. La quota che uno può versare è libera? Cioè come funziona? Sono a scaglioni, ci sono più quote. Si parte dai 10 euro e si arriva fino ai 500, mi pare, a seconda di quanto uno poi sottoscrive avrà delle ricompense. Ma c'è un budget, diciamo, che è un tetto, insomma, che deve essere raggiunto, immagino di sì, per comunque iniziare la produzione? Effettivamente sì, se noi non riusciamo a raggiungere il budget di 30.000 euro, non si può iniziare a girare il film. Però se ci danno è una cifra impossibile, no David? La vuoi fare la comparsa per vediamo. Mi sembra già che compaio tanto. Questo è un film. Ah, ma sì. Si va al cinema, ma scherzo. Certo. No, credo che sia sicuramente una forma d'arte importante, poi il coinvolgimento dei cittadini in un'operazione di questo tipo. Magari è importante che lo fate capire, no? Perché uno può pensare che li dà a mutuo, che poi glieli restituisci, invece mi sembra di capire che i soldi vengono dati per realizzare il progetto, quindi certo. A mutuo, vengono investiti nel progetto e senza bisogno, cioè senza che sia prevista la restituzione del... No, quella non è prevista. Comunque con le ricompense io penso che già sufficientemente. Ma questo film, ecco, ripagate le persone. In che canale che sono... poi prevedete verrà distribuito? Dove si andrà a vedere? Noi andiamo al cinema. Sì, ho capito, ma tipo nel circuito d'Essé o in altri circuiti? Oh, ecco Mireno, il grande Mireno. No, siccome voi parlate tutto di soldi, di cose, questo è un periodo, no, è un periodo di crisi, capite? Cioè, penso l'altra sera ero a Firenze, c'era un travestito, c'aveva un cartello sul culo proprio, c'era scritto scendisi attività, cioè, quindi si vede che c'è la crisi proprio, per cui, cioè, però no, a parte, perché è proprio quel discorso che dicevate dei soldi, è proprio una forma di come è costituito il crowdfunding, come dici lei. E quindi non è, bisogna anche noi rispettare le loro regole, insomma. Se sì, no noi avremmo messo produttori anche tutti quelli che aderivano. Diceva, chi è la produzione? 1.000 persone. La mia richiesta era proprio per far capire alle persone. Perché poi magari uno può pensare, ora sì, dico la parola in sé, non tutti conoscono il significato, non tutti sono tenuti hai detto benissimo, al di là del discorso, però comunque lì compare tutto, cioè sanno chi siamo, possono dare suggerimenti, certo. Era proprio per avere anche questo rapporto proprio diretto con come si fa, perché tutto abbiamo detto tranne come si deve fare per aderire a questo progetto. Si va su Eppela, che è la piattaforma che ospita vari progetti crowdfunding, abbiamo una pagina dedicata. Si clicca su Spaesati oppure nel campo di ricerca si scrive direttamente Spaesati, con l'invio poi con la ricerca si accede direttamente alla pagina del progetto. Da lì poi tutte le informazioni per poter sottoscrivere
e per poter contribuire alla realizzazione. Si può sapere qual è il paese della Val di Chiana dove verrà girato? Questo ancora è troppo presumiamo che siano almeno 4, quindi faremo un paese, si presume che sarà un paese dalla, ma non si può dire quali sono? Dalla scena, sai, poi magari gli altri se ne hanno a male. Se Monte San Savino paga di più si fa Monte San Savino, no scherzo, no. non sarà questo. Che buona. Proprio l'idea è chiara, mi piace perché c'ha l'idea chiara. Deve aver comprato quell'attività, Comunque sai, più sono spaesati e più si tirano dentro, insomma mi sembra un ottimo connubio tra l'arte davvero con la A maiuscola, anche con tra virgolette una vecchia scuola, perché poi credo che questo mestiere non si inventi, no? Ora torniamo un pochino più seri, e però appunto la modernità, insomma, del finanziare, del finanziare comunque un progetto culturale, e di cultura purtroppo ce n'è sempre più bisogno, anche perché mi pare che si soddisfi più la pancia, e noi l'abbiamo detto spesso, no? Piuttosto che la testa, e quindi coi Rocchi, vedo che dove c'erano dei cinema, dove nascono, sorgono Rocchi, si mangia roba, Rocchi da tutte le parti, poi dopo cosciono e via. Sì, in televisione si mangia, in televisione io parlo nelle reti, fanno altro che da mangiare, le cose. E che poi quello che è bello, non per essere né razzisti ma razionali, diciamo, cioè quello che è bello è che noi siamo il paese dove si mangia meglio di tutti e ci riesce a far aprire a quell'altro e mangiare le schifezze di quegli altri. Cioè, questa è proprio una cosa che... come uno gli piace le donne riesce ad andare anche con gli uomini, cioè una cosa non la capisco, questo. Però ognuno ha i suoi gusti. Allora io farei fare a Mireno un invito, diciamo così, suo personale, a chi ci ascolta, perché poi come lei saprà, insomma, non è solo la televisione, no? Non sono soltanto come te saprà. E dagli un bacio a vedere, no. Se con un bacio capisci. C'ho il marito dietro la telecamera. Mi vedo volare la telecamera. Un bacio nella guancia, primo piano. No, ma io dicevo che anche noi utilizziamo i mezzi moderni, quindi internet, la rete, insomma, girerete un po' dappertutto, quindi vi vedranno. Spero in tanti, ecco, come sostenere spaesati, dillo te, vai. E come ha detto Emanuele, cioè praticamente uno va su Apple, cioè va lì, vede spaesati, dice ma c'ho un sacco di soldi, ma avanzano, voglio fare un versamento a questi ragazzi, no, a parte scherzi, comunque torno a ridire che noi comunque vorremmo creare un rapporto buono con chi ci sosterrà e con chi ci sostiene, e anche con le persone che andranno a far parte del cast, perché una cosa che voglio dire, che cioè se lì c'è un tetto, che diciamo noi abbiamo messo un tetto minimo, che non è alto ma non è neanche alto per girare, certo, quindi una che, base non sì, un tetto sì, se noi non siamo senza tetto si va, cioè, certo che se uno arriva per dire 500.000 euro ci mette dentro altri attori di un certo. Però una cosa che vorrei, che ci tengo a dire, è che vorrei mettere dentro anche parecchi attori delle nostre zone. Anche gente che lavora. Ma Emanuele è un attore o solo regista? No, lui fa anche l'attore, cioè fagli la faccia d'attore, fa una faccia d'attore. No, questa è la faccia da cosa? Seconda della parte da interpretare, scusa. No, se quello serio. Vedi che si è pettinato anche per bene con la riga nel mezzo. Cioè, anche te vedo. No, io ho fatto una cura per la caduta e ha funzionato benissimo. Perché prima c'avevo il ciuffetto alla Benigni e ora sai, per un ciuffo di peli tante volte. Però ora va di moda. Va di moda depilata, io seguo i tempi. Comunque a parte. No, io mi fermo sempre, cioè quando una mi dice fermati qui, io mi fermo. Io chiuderei, guardi, possiamo mandare in onda. Lei insomma, questo film, vabbè, è uguale. Questo film viene avanti cretino, che insomma, so che ecco, è rimasto un po' nell'immaginario comune. Chiudiamo con questo spezzone? Sì, viene avanti, beh, lì era il secondo che facevo, dovevo imparare, però vabbè, sì. Cioè, sai, aver conosciuto, che poi Luciano Salci è il regista, oltretutto facemmo la diretta da qui da Arezzo, posso dire anche il posto, che era l'hotel che andando verso l'autostrada, che mi sfugge il nome ora, l'Etrusco. Posso dire il nome? No, non lo posso dire? Sì, diciamo. Vabbè, all'epoca era, che aveva aperto allora, quindi facemmo anche una diretta da lì con Luciano Salce, sulla Rai 2, che c'era Blitz di Gianni Minà, cioè roba... Roba bella, roba bella.
roba bella. Salci era un regista, anche un attore clamoroso. Nell'averlo visto una decina di volte, credo di aver imparato centinaia di cose, insomma. Allora io chiuderei davvero così, invitando, sì, insomma, chi ci ascolta a sostenere la comicità nostrana, insomma, di casa nostra, quindi non solo della Val di Chiana, ma insomma della provincia di Arezzo, e quindi Spaesati. A Mireno il saluto finale, se... Io vi ringrazio a entrambi, tutti e due voi, ringrazio anche Emanuele che è venuto, anche lui, e ringrazio voi. Se avete un attimo di tempo, provate ad andare a vedere su Epla, ma no, senza impegno, cioè nel senso, poi ce l'ha detto te, no, no, io ve lo suggerisco, e vi mando un abbraccio grande, vi voglio bene a tutti, perché come si fa a non voler bene alla gente? Ragazzi, voi pensate in tutta l'eternità? La nostra vita quant'è? Un quarto di secolo, cioè proprio un attimo, quindi godetevela, perché ho scoperto che è meglio godere che patire, guarda, è proprio una cosa che ve lo raccomando. Ciao a tutti. Grazie a tutti e godiamocela. Buonasera. Ma insomma, secondo te come deve essere il nostro rapporto allora? Qualcosa di diverso, di speciale, non il solito noioso tran tran quotidiano. Io chiedo al mio partner qualcosa di diverso, una vita con... Desiderate qualche cosa? Un caffè, con un po' di humor, qualcosa di diverso, di speciale, di straordinario, di fantastico, di sorprendente. Un caffè con humor. Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto due cifre nette, uguale. E uguale. Ma non di bischierate, quello che tu mi chiedi è un'utopia. Ah, è utopia? Pretendere che una donna cerchi nell'altro... Caffè corretto? Quale caffè corretto? Quello che ho ordinato lei. Ma io ho chiesto un caffè normale. E con questo che ci faccio io? Se lo beva lei. Scusi, lei è toscano? Che si vede? Ah, lei è quello che parla male del Papa? Ci mancherebbe altro. Scusi, caffè normale? Sì, con utopia. Soltanto con utopia.